cordiale saluto di bentrovati ai telespettatori di Rete 8, benvenuti a una nuova puntata dei Fatti e le Opinioni, la trasmissione di approfondimento settimanale curata e condotta dal direttore Carmine Perantuono, che oggi non c'è per un imprevisto dell'ultimo minuto, per cui mi trovo insomma, nel suo ruolo, ma dalla prossima settimana insomma, tornerà puntualmente il nostro direttore a condurre la sua rubrica. Il tema di oggi è dedicato al 1° maggio e alle battaglie dei lavoratori, un 1° maggio che ci siamo da poco lasciati alle spalle e di questo continueremo però a parlare nel corso di questa trasmissione con gli ospiti che sono qui in studio e sono i rappresentanti appunto delle principali sigle sindacali. Quindi do il benvenuto a Carmine Ranieri, segretario regionale della CGIL per Abruzzo e Molise. Grazie, buonasera. Buonasera. Riccardo Gentile, segretario regionale aggiunto della CISL per Abruzzo e Molise. Buonasera a lei, buonasera Buonasera agli anche a lei. spettatori, grazie per l'invito. Grazie a lei. E Fabrizio Truono, della segreteria regionale della UIL Abruzzo. Benvenuto anche a lei. Grazie, buonasera. Allora, dicevamo un 1° maggio che non è soltanto una festa, insomma, dei lavoratori, ma è anche un'occasione per ricordare e ribadire quelli che sono i temi legati al mondo del lavoro e soprattutto le tante problematiche irrisolte a partire dalla questione legata alle morti bianche. Insomma, avremo modo poi di parlare anche dei dati dell'INAIL e dell'Istat e di cercare di scattare, insomma, quella che è una fotografia anche del nostro Abruzzo per quanto riguarda i primi mesi del 2024 in comparazione ovviamente con gli anni precedenti. Ma parleremo anche del decreto PNRR divenuto legge, quindi tutte quelle che sono anche le novità legate al mondo del lavoro e a quanto appunto ancora deve essere fatto. Io, se siete d'accordo, partirei da una dichiarazione rilasciata proprio dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in occasione proprio della festa del 1° maggio, festa dei lavoratori, ha detto: ogni morte sul lavoro è inaccettabile, non possiamo accettare lo stillicidio continuo delle morti provocate da incurie, imprudenze e rischi che non si dovevano correre. E parto proprio da qui, insomma. Che festa del lavoro è stata? Che 1° maggio è stato quello che ci siamo appena lasciati alle spalle? Carmine Ranieri, cominciamo così in ordine di seduta. Bene, sì, è un 1° maggio nel quale ci sono stati tanti dibattiti e approfondimenti, ma soprattutto un 1° maggio di impegno, perché come diceva giustamente lei, i morti sul lavoro sono una piaga nel nostro paese che aumentano di anno in anno. Ci vorremmo cimentare sui numeri, però la realtà è che ogni giorno ci sono lavoratori e lavoratrici che non tornano a casa dopo essere stati al lavoro e quindi dopo come dire, aver compiuto il loro dovere, mentre stanno facendo il loro dovere, mentre sono in viaggio. Questa è una situazione drammatica e tutto questo, tra l'altro, non è frutto di una casualità, ma è frutto di un sistema che abbiamo che riguarda regole sul lavoro, regole sulla sicurezza e così via. Quindi noi crediamo che sia assolutamente necessario evitare ogni volta di dare solidarietà alle famiglie delle vittime o lamentarci, ma lavorare ogni giorno davvero per fare sì che quella delle morti sul lavoro diventi una priorità. Ad oggi noi riteniamo che non ci troviamo in queste condizioni, anche nel decreto, nel tavolo che c'è stato dal governo nazionale, i sindacati di qualche giorno fa, ci saremmo aspettati delle misure concrete, come ad esempio l'assunzione di centinaia di migliaia di ispettori sul lavoro, visto che le imprese vengono ispezionate mediamente una volta ogni 14 anni, e invece tutto questo non c'è. Quindi un 1° maggio che non si può dire di festa, perché finché ci saranno persone che non tornano dal lavoro perché hanno avuto incidenti mortali o comunque perché hanno avuto incidenti sul lavoro, ecco, non possiamo di certo stare tranquilli. E Riccardo Gentile, anche per lei una riflessione, insomma, su quello che è stato il 1° maggio che ci siamo lasciati alle spalle. Ovviamente le tematiche sono quelle che fin qui abbiamo enunciato e che tra poco andremo magari anche ad approfondire con dati, entrando un po' più nel dettaglio. Questo 1° maggio è stato sicuramente incentrato anche sul problema della sicurezza nei posti di lavoro, visto l'elevato numero dei morti che purtroppo abbiamo
nel nostro paese e non solo, anche le malattie professionali. E c'è un tempo per l'indignazione, come giustamente ricordava Carmine, di solidarietà verso le famiglie, c'è un tempo per manifestare, c'è un tempo per scioperare, ma poi bisogna passare a fare. Quindi bisogna mettersi in discussione tutti, a partire da noi, ciascuno per il proprio ruolo, bisogna creare le condizioni affinché venga creata una strategia nazionale sugli infortuni sul lavoro per avere un tavolo permanente alla presenza di tutti gli attori che sono interessati alla sicurezza, quindi i sindacati, le associazioni datoriali, il governo, gli enti preposti al controllo, gli ordini professionali, che sono poi quelli che si occupano di sicurezza nei posti di lavoro. Quindi bisogna fare un patto forte, ciascuno si deve assumere le proprie responsabilità e fare una strategia nazionale. Questo patto, questo tavolo non deve essere, non si deve riunire soltanto quando accadono le tragedie, quando è troppo tardi, ma deve essere appunto un tavolo permanente, perché bisogna monitorare l'andamento legislativo, perché no, la legislazione in Italia è forte, diciamo, a partire dal decreto 81 del 2008, poi con le successive modifiche, però bisogna monitorare se quanto scritto poi nelle leggi funzionano nei posti di lavoro. Bisogna fare molta prevenzione, quindi bisogna ripartire dalla formazione, che deve riguardare tutti, sia i lavoratori sia i datori di lavoro. Interessanti sono le esperienze che abbiamo in alcuni settori, a partire dall'edilizia, dove ad esempio prima di essere assunti bisogna fare obbligatoriamente 16 ore, sono poche, comunque sono 16 ore di formazione prima di entrare nel posto di lavoro, così come nel contratto dei metalmeccanici c'è l'obbligo della formazione continua, quindi bisogna introdurre un obbligo formativo prima di essere assunti per sapere dove si va a lavorare. Purtroppo oggi la maggior parte degli infortuni accade anche per questo, perché c'è una carenza di manodopera soprattutto qualificata, per cui si lavora, fortunatamente c'è il lavoro in questo momento storico, per cui vanno a lavorare in alcuni ambienti lavoratori che non hanno mai fatto quel lavoro, quindi si necessita di una formazione. Preparazione quindi che è al centro anche dei temi di questa trasmissione. Fabrizio Truono della Segreteria Regionale della UIL Abruzzo, tra l'altro mentre stiamo commentando, mentre commenteremo anche i dati, ci sono da registrare altre morti sul lavoro in Italia in questo caso, e parliamo di due morti nel napoletano e uno nel siracusano nel settore dell'edilizia. Insomma, si continua a morire e di questo si è parlato appunto anche nelle celebrazioni del primo maggio. Fabrizio Truono. Sì, noi abbiamo festeggiato il primo maggio perché è una festa di tradizione e noi dobbiamo essere ottimisti che tutto quello che diciamo e facciamo serva per dare uno slancio a questo paese. Chiaramente il discorso delle morti sul lavoro per la UIL è molto importante. Noi abbiamo iniziato nel 2020 con una campagna chiamata Zero Morti sul Lavoro, proprio perché c'era un discorso di pandemia in corso e noi sapevamo che quando si fermava tutto il discorso lavorativo, una volta che si riprendeva a correre, si poteva incorrere appunto in problemi seri legati proprio alla mancanza di sicurezza sul lavoro, perché il profitto doveva ritornare a essere quello di prima e quindi magari si poteva pensare che gli incidenti potevano aumentare. Noi prima del primo maggio abbiamo fatto una manifestazione a Roma dove abbiamo messo 1044 pare, che sono esattamente il numero dei morti dell'anno 2023. Abbiamo sottolineato che ci sono stati più di 500.000 infortuni sul lavoro e questo in un paese civile nel 2024 non è ammissibile, non è pensabile. Chiaramente quello che hanno detto i colleghi è tutto reale, cioè dobbiamo pensare alla formazione, alla prevenzione. Dobbiamo rendere dotte le aziende che ci vogliono i presidi di sicurezza reali e non solo sulla carta. Dobbiamo evitare quelle scene che abbiamo visto anche durante la pandemia, specialmente negli ospedali, dove c'era il personale sanitario che non aveva le mascherine per poter fronteggiare le emergenze che aveva in quel momento sulla situazione del Covid. Chiaramente è un percorso lungo, è un percorso delicato. In Abruzzo noi l'anno scorso abbiamo avuto 44 morti, siamo la terza regione d'Italia con l'incidenza maggiore di mortalità, è un bollettino di guerra e noi non vogliamo pensare che gente che esce da casa per andare a lavoro poi non fa il ritorno, perché poi piangere le morti
è sempre doloroso, però giustamente dobbiamo cercare di mettere in campo quelle situazioni che ci permettono di lavorare in sicurezza. Abbiamo ringraziato il Presidente Mattarella per la sensibilità che ha avuto su questa tematica, così come abbiamo ringraziato anche Papa Francesco perché è intervenuto nella stessa misura dicendo in coro che ci vuole un lavoro dignitoso ma un lavoro sicuro per poter pensare alla serenità delle famiglie e soprattutto evitare queste situazioni dolorose che lasciano poi famiglie senza possibilità di avere i propri cari vicino in situazioni di drammaticità. Noi vogliamo appunto fare un percorso di conoscenza della formazione sul lavoro. Per la sicurezza intendiamo fare grandi passi avanti proprio perché vogliamo evitare queste stragi che qualcuno chiama morti bianche, però per noi sono proprio in certi casi anche omicidi sul lavoro. E anche per questo la UIL aveva chiesto, oltre che un discorso di attenzione su questa problematica, anche l'introduzione, come è successo per l'omicidio stradale, anche dell'omicidio sul lavoro. Io vado un attimo così a ricordi insomma, su quelli che sono gli episodi più eclatanti registrati recentemente e faccio alcuni nomi: il crollo del supermercato di Firenze, Brandizzo, il caso appunto di Suriana della centrale idroelettrica e poi in Abruzzo abbiamo avuto anche recentemente Casalbordino con la Sabino esplodente. Insomma, cosa abbiamo imparato da tutte queste morti, da tutti questi incidenti mortali? Carmine Ranieri. Purtroppo io credo il tema sia proprio che sembra che queste morti non ci abbiano insegnato nulla, nel senso che proprio negli esempi che ha fatto lei poc'anzi, queste stragi hanno un filo conduttore comune, e cioè sono figlie del fatto che si è risparmiato in qualche modo sulla sicurezza. Adesso, ovviamente nel caso abruzzese vedremo, c'è un'indagine in corso, ma certamente casi di come Brandizzo, Suriana e tanti altri casi in realtà ci legano ad un filo conduttore, cioè il lavoro è frammentato, ci sono lavoratori spesso in nero, quindi abusivi, lavoratori che non hanno fatto formazione, in cicli del lavoro completamente frammentati. Il caso del supermercato della S Lunga forse è emblematico, dentro quel supermercato lavoravano decine e decine di ditte per fare sostanzialmente uno stesso manufatto, per creare quel capannone della S Lunga, e quindi non c'è stato un minimo coordinamento tra i lavoratori. Noi lo diciamo spesso, oggi il lavoro è frammentato, le regole sugli appalti e sui subappalti sono diventate, il lavoro è diventato una giungla, e se non si mette ordine nella filiera del lavoro non si possono dal nostro punto di vista trovare soluzioni. Quindi noi per esempio chiediamo che vi sia una responsabilità del committente quando dà un appalto, perché spesso creare subappalti significa poi risparmiare sulla sicurezza, risparmiare sui contratti, risparmiare sulla formazione. Se ci riflette, la stessa cosa è successo anche per la centrale elettrica dell'Enel. Tra l'altro lì c'erano lavoratori dell'Enel, quindi professionalizzati con molti anni di esperienza su Enel, che poi erano andati in pensione ed erano stati richiamati al lavoro, e quindi c'erano persone che lavoravano su tantissime ditte. Quando è stato interpellato un responsabile di Enel ha detto: ma noi non sappiamo quante persone e chi lavorava in quella centrale idroelettrica, perché noi avevamo dato in appalto a dei grandi contractor, i quali a loro volta avevano dato in subappalto ad altre micro aziende. Ecco, in tutto questo è impossibile garantire la sicurezza. Noi stiamo anche proponendo dei referendum come CGL per ripristinare una norma del 2003 che appunto sanciva la responsabilità del committente negli appalti di lavoro. Come dicevo prima, queste stragi dovrebbero insegnarci qualcosa, dovrebbero insegnarci che oggi non ci sono controlli sul lavoro e quindi è necessario assumere più ispettori sul lavoro, è necessario dare formazione ed applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro. Se pensiamo all'edilizia, ovviamente quel contratto, visto le morti in edilizia e la necessità
di avere delle professionalità adeguate prevedono una certa formazione. Quando non si applica il contratto dell'edilizia per svolgere i manufatti appunto nel settore edilizio, significa non formare i lavoratori. Quando si inseriscono in produzione precari, non formati, si attenta alla sicurezza spesso di giovani, di questi ragazzi. Ma poi queste cose non le dico io, perché se noi andiamo a vedere gli incidenti sul lavoro sono più alti nella fascia 16-25 anni che nella fascia dai 35 ai 50, e poi le morti crescono di nuovo sopra i 60 anni. Ecco, questo ci dovrebbe già dire molto, ma chiama le istituzioni ad interventi concreti che, ripeto, oggi sono totalmente assenti. Riccardo Gentile, con lei vorrei commentare anche altri dati. Entriamo un po' più nello specifico anche con dei numeri che riguardano appunto le morti sul lavoro, e ci sono dei dati INAIL del 2024, dei primi tre mesi ovviamente, che parlano di 191 denunce di infortunio con esiti mortali. Nel primo trimestre del 2023, quindi sempre paragonando i trimestri, erano state 196 le morti sul lavoro, quindi in questo caso abbiamo un decremento, un meno 2,6%, però rispetto al primo trimestre del 2022 si registrano nel 2024 due morti in più, rispetto al 2026 sei morti in più, nel 2020 25 in più, nonostante appunto anche le chiusure per il Covid, e poi però nel 2019 invece, ecco, questo è l'unico dato, il primo trimestre del 2019, che aveva fatto registrare invece 21 morti in meno. Insomma, partiamo anche un po' da questi dati, cosa è cambiato in questi anni? Questi numeri purtroppo ci dicono che nessun lavoro è sicuro, quindi la materia della sicurezza è molto complicata, infatti sono diversi gli enti e gli attori che devono lavorare per mettere in sicurezza un posto di lavoro. Sicuramente bisogna lavorare anche sulla prevenzione e sulla cultura della sicurezza, quindi cominciare a parlare di sicurezza nelle scuole, sicuramente introducendo questo argomento anche visto che hanno reintrodotto l'educazione civica a scuola dal 2020, potrebbe essere un argomento da inserire in questo contesto, perché si deve crescere con la cultura di sicurezza per fare prevenzione, perché ad esempio andrebbero studiati tutti i mancati infortuni, cosiddetti near miss, no? Per capire come intervenire nei posti di lavoro per prevenire gli infortuni sul lavoro e prevenire le morti bianche. Per fare questo abbiamo anche delle disponibilità economiche, perché non ci dobbiamo dimenticare che il bilancio dell'INAIL ha circa 3-4 miliardi di avanzi l'anno, per cui ci sarebbero tutte le risorse per poter lavorare in prevenzione. Poi ci sono anche le risorse che metterà lo Stato per quanto riguarda il potenziamento degli organi ispettivi, perché voglio ricordare che nella riunione che si è avuta con il Ministro Calderone a fine febbraio, il Governo si è impegnato ad assumere circa 800 nuove unità ispettive. Però non possiamo controllare tutti i posti di lavoro, come giustamente ricordava Carmine, è importante vigilare, stare sul territorio e far sentire che c'è il controllo per quanto riguarda la sicurezza, però insistiamo, bisogna lavorare molto sulla prevenzione. E infatti noi come CISL in questo periodo abbiamo fatto degli incontri a livello territoriale, dove abbiamo messo a confronto, appunto per il fare, i nostri RLS, RLST e i nostri RSU con gli enti preposti al controllo, quindi con gli ispettori della ASL, con l'ispettorato del lavoro, per capire, per confrontarci e capire quali sono i problemi degli uni e degli altri. Questo è molto importante, perché poi nei posti di lavoro, mediante questo confronto, si cercherà sicuramente di migliorare e di ridurre l'impatto sugli infortuni e sulle morti. Allora, ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, perché dalla regia con Danilo Cinquino mi arrivano indicazioni specifiche. Poi torneremo con Fabrizio Truono nella seconda parte della nostra trasmissione per continuare a parlare di questa tematica delle morti sul lavoro. Adesso una breve pausa.
Siamo ancora in studio per la seconda parte dei fatti e le opinioni. Stavamo commentando appunto con i sindacati quelle che sono quelli che sono i numeri legati proprio alle morti sul lavoro. Allora, un ultimo giro di approfondimento su questi dati che abbiamo fin qui commentato, anche quelli dell'INAIL. Lo volevo chiedere anche a Fabrizio Truono, partendo da quelli che invece sono i dati dell'INAIL del 2023. In cui sono stati registrati 15 incidenti plurimi sul lavoro con un totale di 36 morti, incidenti plurimi per intenderci quelli in cui poi sono stati coinvolti per l'appunto più lavoratori. Nel 2023 l'INAIL ha registrato 1041 infortuni mortali e si parla praticamente di quasi 3 morti al giorno. Allora, in questo caso volevamo chiedere alla UIL con Fabrizio Truono anche quali sono le iniziative messe in campo dal suo sindacato di riferimento. Ma le iniziative sono diverse, appunto, come rendere edotte le persone, i nostri RLS, RLST, che devono poi stare sul campo e cercare di far applicare quelle normative che ci sono. Tra l'altro, la legge 8108 fatta in Italia è una legge fatta abbastanza bene, quindi bisogna solo applicarla in maniera precisa. Noi cerchiamo di sensibilizzare le istituzioni, infatti abbiamo anche a livello regionale un tavolo di confronto con la regione, abbiamo cercato di fare dei protocolli sulla sicurezza, proprio per cercare di parlare un'unica voce, nel senso che non possiamo pensare che l'ITL, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, faccia per conto suo le ispezioni, l'ASL che faccia altre. Vogliamo capire come poter mettere insieme tutti gli attori e cercare di arrivare a un protocollo della sicurezza che coinvolga le aziende, che coinvolga le istituzioni, che coinvolga anche gli stessi lavoratori. Solo in questo caso noi riusciamo a rendere un po' meno critica la situazione. Noi non vogliamo parlare di diminuzione delle morti di lavoro, noi vogliamo arrivare a cercare di proprio terminare le morti sul lavoro, che non ci siano più. Per fare questo ci vuole tanta costanza, tanto lavoro, chiaramente tanti investimenti in formazione, in prevenzione, ma soprattutto dobbiamo cercare di parlare un'unica voce. Abbiamo bisogno di ispezioni, ma non ogni anno, ogni tanti anni. Le ispezioni devono essere fatte direttamente, in maniera continuativa, e soprattutto dobbiamo cercare di coinvolgere tutte le persone per evitare che ci sia, ecco, come il lavoro sommerso, che tanti si fanno male e non vanno a denunciare perché hanno paura di far scoprire che non avevano un contratto di lavoro. Il profitto è importante per le aziende, però è importante anche spendere dei soldi sulla formazione e sulla prevenzione, proprio per evitare queste stragi che quotidianamente noi abbiamo in essere, e non è più possibile, non è più veramente accettabile questa situazione. Troppi morti sul lavoro, troppi incidenti che fanno male a tutta la cittadinanza, ma fanno male anche alle casse dello Stato, perché se pensiamo solo agli incidenti sul lavoro che sono infortuni e tutto quello che si spende a livello sanitario per rimettere poi a posto tutte le situazioni, insomma, questi soldi potrebbero essere investiti invece in formazione e in prevenzione e saremo tutti meglio. Avete parlato delle ispezioni, ovviamente commentando questi numeri che fin qui abbiamo dato, e il tema delle ispezioni tra l'altro è contenuto anche nell'ultimo decreto ministeriale, che ho provato insomma un po' a sintetizzare così. Si parla ovviamente del pagamento degli stipendi anche dei lavoratori, che quindi anche alla luce di questi subappalti, gare al ribasso, insomma, non può essere ribassato anche in questo caso, quindi deve far fede comunque a quello che è il contratto collettivo di lavoro nazionale, ma si parla anche delle patenti a crediti per le imprese, con 30 crediti dati appunto a ciascuna impresa, sotto i 15 praticamente non si potrà più esercitare, pena ovviamente determinate le sanzioni applicate, e la patente viene decurtata in caso di sanzioni e sentenze, cosa che dovrebbe appunto essere applicata il 1 ottobre del 2024. Per quanto riguarda invece le ispezioni sul
sul lavoro, nel decreto una voce importante dedicata anche a questo, si parla del 20% delle sanzioni comminate alle aziende che sarà messo in una sorta di tesoretto per consentire ispezioni in ambito proprio territoriale, non soltanto regionale ma più in generale proprio nazionale. E poi si parlano anche di quelle che sono le nuove disposizioni per la sicurezza nei cantieri legate alla ricostruzione del sisma 2016, ma insomma il tema delle ispezioni l'avete insomma menzionato voi e più volte. Allora vado da Carmine Ranieri per chiedergli se questo decreto ministeriale va bene così com'è, se il governo Meloni sta lavorando bene in tal senso. Ma no, devo dire purtroppo che su questo decreto c'è davvero, davvero poco, perché parliamo di recuperare una parte delle sanzioni per rimettere nell'ispettorato del lavoro, quindi stiamo parlando sostanzialmente di ispezioni. Non ci sono ispettori. Non ci sono ispettori e questi tra l'altro non hanno le risorse neanche per mettere, come dire, la benzina alle auto. Quindi se si vuole risolvere il problema delle ispezioni bisogna assumere persone. E per assumere persone bisogna fare bandi pubblici e fare le assunzioni. Non ci sono, guarda, questo è un tema che si trova un po' dappertutto. È un rincorrersi fare un po' di propaganda, io lo devo dire. Per quello che è dal nostro punto di vista, così come la patente a punti, è importante che si inserisca la patente a punti, l'abbiamo chiesto noi, ma questa viene inserita soltanto per le imprese edili, mentre invece noi abbiamo necessità che questo avvenga davvero e con modalità anche molto, molto più rigide di quelle che vengono create. Abbiamo detto la necessità di mantenere la responsabilità negli appalti, quindi sarebbe molto semplice, basterebbe eliminare una norma che nel 2003 ha tolto la responsabilità del committente negli appalti per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Questo non viene fatto, e anche per quanto riguarda i contratti, oramai è da tempo che chiediamo che vi sia una legge sulla rappresentanza, perché oggi molti contratti vengono sottoscritti da associazioni sindacali che non hanno alcuna rappresentatività, cioè non hanno iscritti, sono sindacati di comodo, sindacati gialli, e anche da questo punto di vista c'è il silenzio più assoluto. A me pare che si voglia ogni volta, tra l'altro, che accade un incidente sul lavoro o anche in occasione quando si avvicina la festa del 1° maggio, si lancia uno spot, un'idea così, e si mette qui e lì qualche piccola esca, non saprei come definirla. Bisognerebbe attivare un tavolo serio e quindi andare a vedere sinceramente quelle che sono le norme. Tra l'altro noi ci troviamo di fronte ad un governo nazionale che prepara i decreti sono già pronti, poi incontra i sindacati e poi vengono approvati quei decreti a prescindere da quelle che sono le indicazioni dei sindacati, in questo caso sto parlando dei sindacati nazionali. Non è così che si lavora dal nostro punto di vista. Riccardo Gentile, secondo lei manca qualcosa in questo decreto appunto ministeriale di cui abbiamo fin qui parlato? Cosa poteva essere fatto meglio, cosa doveva insomma essere approfondito, o se va bene già così? Tutto è migliorabile, quindi abbiamo ottenuto sicuramente qualcosa rispetto alle nostre richieste che sono partite da una piattaforma unitaria, sto parlando quando riguarda la sicurezza sui posti di lavoro. Ripeto, abbiamo ottenuto comunque l'incremento del numero degli ispettori, abbiamo ottenuto un incremento delle sanzioni che sono diventate più severe rispetto ai mancato rispetto delle regole. Abbiamo introdotto, come diceva giustamente Carmine, la patente a punti, che poi è diventata la patente a crediti, ma questi sono tutti strumenti per cercare di riqualificare i settori produttivi, così come è stato ai tempi del DURC. Io vi ricordo che il DURC fu introdotto alla fine degli anni 90, si è permesso di regolarizzare il mercato del lavoro garantendo il pagamento dei contributi e dei salari ai lavoratori. Con la stessa logica si è introdotto, abbiamo chiesto l'introduzione della patente la patente a crediti per cercare di selezionare le imprese che stanno nel mercato, quindi di qualificare il lavoro a garanzia del lavoro stesso, ma a garanzia soprattutto dei lavoratori che sono impegnati in quelle lavorazioni.
Si partirà con la fase sperimentale ad ottobre per quanto riguarda l'edilizia, ma noi abbiamo già chiesto che la patente a punti, così come è stato poi la patente a crediti, così come è stato poi prima per il DURC, dovrà essere estesa a tutti i lavori, che gli infortuni riguardano tutti i lavori. Quindi bisognerà lavorare in quella direzione. Ripeto, ci sono delle risorse che l'INAIL può mettere a disposizione anche per eventualmente poter permettere agli organi ispettivi per fare i controlli, perché non ci ricordiamo che il premio INAIL si paga in funzione del riconoscimento della sicurezza nel posto di lavoro, per cui se fare sicurezza nei posti di lavoro significa anche fare visite ispettive per verificare se le aziende che lavorano sono in regola con la legge, bisognerà trovare anche quelle risorse attraverso l'INAIL per permettere agli organi ispettivi per fare il proprio lavoro e controllare i posti di lavoro, però sapendo che non possiamo né militarizzare tutti i posti di lavoro e non potremo assumere migliaia e migliaia e migliaia di ispettori per controllare tutti i posti di lavoro che abbiamo in Italia, quindi bisogna fare un lavoro di prevenzione, bisogna anticipare gli infortuni e le morti sul lavoro, bisogna lavorare in questa direzione, molta, molta prevenzione. Fabrizio Truono, quindi basta un decreto, insomma, per fermare questa scia di sangue per quanto riguarda appunto queste novità che sono state introdotte dal governo Meloni? La UIL è d'accordo anche con quanto fin qui detto, oppure c'è da aggiungere altro, dicevamo? Diciamo che non siamo completamente d'accordo con questo decreto, perché sì, la patente a punti l'avevamo chiesta, però con sanzioni un po' diverse, più diciamo dure nei confronti di chi commette delle infrazioni. Non basta mettere 20 crediti di perdita se c'è una morte sul lavoro, cioè non è questo quello che noi intendiamo. Tra l'altro poi su un discorso che partirà dal 1° di ottobre solo sull'edilizia e non contempla invece tutto il mondo del lavoro. I colleghi l'hanno detto prima, non si muore solo nell'edilizia, magari c'è un'incidenza molto alta in quel settore, però si muore nelle fabbriche e in altri posti di lavoro. Quindi noi vogliamo, ecco, che queste risorse che non sono state spese fino ad oggi, e parliamo di quelle che si diceva prima dell'INAIL, che sono più di 2 miliardi di euro, vengano messe a disposizione per fare questa prevenzione, questi controlli. Abbiamo bisogno di misure urgenti, che sono quelle proprio dei controlli, quindi se non si assumono gli ispettori non possiamo pensare che questa cosa funzioni, perché è vero che ci saranno le sanzioni, ma noi non vogliamo arrivare che siano sanzioni amministrative dove uno paga e continua a fare quello che vuole. C'è poi il sistema di recupero dei crediti, basta fare delle ore di formazione in più, quindi cioè non vorremmo che fosse la solita cosa di tassa dove uno prende dei ricavi e vengono e le cose continuano così. Vorremmo avere avuto un confronto un po' più serio e costruttivo con il governo e non trovarci con un decreto fatto alla vigilia del 1° maggio, dove dobbiamo prendere atto di quello che dicono e cercare di trovare nuovamente delle soluzioni per migliorare i testi. Va bene, allora ci sono altre tematiche ovviamente da approfondire in questo caso. Vorrei a questo punto anche chiedere se ci sono però dati positivi sul fronte del lavoro, perché ci sono anche dati occupazionali che in realtà in Abruzzo parlano di un aumento dei posti di lavoro sia tra gli uomini che le donne, appunto dati Istat che parlano dell'occupazione in Abruzzo. Nel 2022 eravamo in totale al 58,4%, nel 2023 i dati parlano di un incremento e si sale quindi al 61,3%, insomma al 61,3%. Carmine Ranieri, sono dati che comunque possono confortare in qualche modo, si muore sul lavoro ma si lavora comunque, ovviamente l'obiettivo è quello di cercare di lavorare sempre in sicurezza, come stavamo fin qui dicendo. Ma questo assolutamente sì, nel senso che c'è un dato nazionale che vede un'occupazione in crescita in Italia, questo dato è replicato anche nella nostra regione con un dato dell'occupazione positiva e questa è una buona notizia. Dopodiché dobbiamo sicuramente vedere che tipo di
di occupazione abbiamo, perché ovviamente i dati li dobbiamo leggere tutti insieme. Quindi da un lato l'Istat ci dice che aumenta l'occupazione, dall'altro lato sempre l'Istat ci dice che aumentano i lavoratori e le lavoratrici che pur lavorando sono in una situazione di povertà. E allora ancora l'Istat ci dice che il lavoro oggi è sempre più lavoro precario, quindi molti di questi contratti questi contratti di lavoro attivati sono contratti che riguardano appunto, hanno una durata di una settimana, molti di questi sono sotto i 30 giorni o alcuni mesi. E poi c'è un dato italiano, quindi anche abruzzese, che è un dato completamente diverso da quelli europei, nel senso che oltre il 60%, il 67% delle persone che lavorano part-time non vogliono, non vorrebbero lavorare part-time, perché questo gli consente di avere uno stipendio mensile netto di 600-700 euro, vorrebbero lavorare a tempo pieno ma non possono perché non ne hanno l'opportunità. E questo è un dato unico, perché in Europa siamo a meno del 20%, siamo a meno del 25% su questo dato. Quindi tante persone oggi lavorano, ma lavorano loro malgrado part-time, lavorano per qualche ora a settimana, avendo stipendi di 300, 400, 500 euro, e quindi sono poveri, soprattutto se, come dire, stiamo parlando di famiglie monoreddito. Questo dato tra l'altro viene anche qui confermato da altri dati. Noi purtroppo nel 2024 abbiamo una produzione industriale ferma, addirittura abbiamo avuto anche contrazioni della produzione industriale, meno 3,4%, quindi cosa succede? Si produce di meno e dall'altro lato cresce l'occupazione, quindi le ore lavorate diminuiscono, appunto, quindi sono più persone che si dividono uno stesso lavoro, questo crea lavoro povero. Quindi il dato andrebbe visto complessivamente, ma soprattutto per trovare quali sono poi le misure per consentire di migliorare la situazione e far uscire tante persone da uno stato di povertà relativa. Uno di questi sarebbe quello, appunto, di mettere le risorse per l'aumento delle buste paga attraverso una defiscalizzazione. Nell'ultimo decreto di cui abbiamo visto la bozza, è stata presentata ai sindacati qualche tempo fa, si danno contributi alle imprese, ad esempio, che assumono, appunto in una fase in cui l'occupazione cresce. Il tema è che comunque i lavoratori non hanno più soldi in tasca per poter acquistare i prodotti e quindi, come dire, non c'è più il sostegno alla domanda. Noi crediamo che invece le risorse vadano utilizzate appunto per far sì che le buste paga dei lavoratori siano più pesanti, perché i lavoratori possano guadagnare di più. Stesso monito che facciamo alle imprese, perché noi abbiamo oltre il 50% dei contratti collettivi nazionali di lavoro scaduti e devono essere rinnovati, e da questo, da parte di molti settori industriali, c'è una resistenza. Questo dato va visto, e chiudo proprio, anche con il dato che i salari dei lavoratori italiani non crescono pressoché da 20 anni, e negli ultimi 3 anni, di fronte ad un'inflazione di oltre il 16%, contratti non rinnovati significa che un lavoratore ha perso un quinto del proprio salario in solo 3 anni. Quindi una situazione molto pesante quella italiana, in cui si lavora ma si guadagna molto poco. Ecco, quindi tutti questi dati insieme, dal mio punto di vista, ci dovrebbero far sedere intorno al tavolo per trovare le soluzioni adeguate. Ok, allora ci fermiamo adesso per una breve pausa, la seconda e ultima pausa della nostra trasmissione, poi ritorneremo di nuovo in studio per continuare a parlare anche dei dati legati all'occupazione e di cosa si può fare appunto per cercare di migliorare l'occupazione in Abruzzo. La linea Danilo Cinquino. Terza e ultima parte della trasmissione, infatti, e le opinioni incentrata sul primo maggio e quelle che sono le battaglie dei lavoratori, ma anche le tante problematiche irrisolte. Stavamo parlando di occupazione, dei dati che riguardano l'Abruzzo, e allora un commento anche da Riccardo Gentile per la CISL, anche per cercare di capire magari se avete dati in possesso che raccontano di un settore migliore di un altro a livello proprio di traino sul fronte occupazione. I numeri che ricordava lei sicuramente sono positivi in questa fase storica un po' particolare, comunque ci mettono un po' in ottimismo, cioè ci rallegrano, però bisogna approfittare di questo trend positivo sia a livello nazionale che a livello regionale per quanto riguarda i dati dell'occupazione, per cercare di migliorare la qualità del lavoro. Perché oggi, forse bisogna dirlo, la vera crisi non è tanto l'occupazione, comunque resta,
La vera crisi è la mancanza di competenze, cioè in un momento storico particolare di transizione dove si va verso il digitale, la transizione ecologica, verso il green, verso il verde, tutti i posti di lavoro stanno cambiando perché si stanno cambiando sia i prodotti sia le procedure di fabbricazione, c'è la necessità di riqualificare i lavoratori che già sono occupati e soprattutto c'è la necessità di qualificare coloro che non sono occupati, perché si sta rischiando di avere il lavoro e di non avere la manodopera specializzata per poter lavorare. Quindi bisogna investire nel capitale umano, rimettere la persona al centro e la formazione deve diventare un diritto soggettivo della persona che non lo deve seguire nel posto di lavoro, lo deve seguire come persona, cioè ciascun lavoratore deve essere capace di poter affrontare questo mercato del lavoro che sta cambiando. Per quanto riguarda i salari, gli stipendi, ci sono due modi per poterli aumentare: da una parte rinnovando i contratti a scadenza, lo ricordava Carmine, purtroppo 5 milioni di lavoratori nel nostro paese non hanno visto rinnovato il proprio contratto di lavoro, bisogna lavorare per fare la contrattazione di secondo livello in tutti i posti di lavoro. E per fare questo bisogna garantire delle produzioni di qualità e quindi anche qui torna il discorso della qualità delle competenze dei lavoratori, quindi più i lavoratori sono stabili nel posto di lavoro più sicuramente aumenta la qualità della produzione che è un bene non solo per i lavoratori ma soprattutto per l'impresa che riesce a stare nel mercato, non solo quello italiano ma nel mercato internazionale. E dall'altra parte bisogna aumentare il prelievo fiscale e bisogna diminuire il prelievo fiscale, bisogna farlo a livello nazionale, bisogna farlo a livello locale con ciascuno per il proprio compito. Questa è la vera sfida che noi abbiamo in questo periodo di transizione generale, quindi dobbiamo valorizzare al meglio i nostri lavoratori cercando di qualificarli e di renderli appetibili al mercato del lavoro. A proposito di mercato di lavoro, dove vanno per esempio anche i giovani? Questa è un'altra domanda che magari dovremmo porci, insomma, cercare di approfondire anche nel breve tempo che ci rimane. Insomma, i settori trainanti anche nel mondo giovanile, quali sono, se abbiamo dei dati in questo caso? Lo chiedo a Fabrizio Truano della UIL. Ma i giovani oggi cercano posti di lavoro e si formano per avere un posto di lavoro adeguato alla situazione attuale. Il problema è che non abbiamo tutta questa grande scelta perché i lavori che si possono trovare sono lavori saltuari, sono lavori che non permettono una serenità nel tempo, quindi noi rischiamo, se non mettiamo a frutto, specialmente nella nostra regione, delle regole, che i nostri giovani se ne vanno per trovare la loro realizzazione lavorativa e soprattutto una serenità familiare. Oggi la qualità del lavoro è data dallo stipendio che uno guadagna e chiaramente non avendo i contratti rinnovati, abbiamo detto 5 milioni di contratti scaduti e non rinnovati, abbiamo talmente tanta difficoltà nel poter garantire una stabilizzazione del posto di lavoro che diventa difficile anche fare una scelta di vita. Quindi noi per poter mantenere i nostri giovani sui territori dobbiamo trovare delle soluzioni adeguate. Mi riferisco per esempio ai giovani che lavorano nelle zone interne, cioè hanno difficoltà poi anche se trovano un lavoro a poter campare di quello che prendono perché sono sottopagati, non è uno stipendio molto alto. Noi in Italia siamo tra le regioni, tra le nazioni più basse a livello stipendiale. Quindi fare la formazione, abbiamo delle università molto importanti nella regione Abruzzo che formano i giovani, però dobbiamo poi dargli la possibilità di inserirli nel mondo del lavoro, quindi nelle fabbriche. Ma se queste fabbriche sono in difficoltà, se non abbiamo una strategia regionale fatta bene, rischiamo che questi giovani se ne vanno, quindi la nostra preoccupazione è quella di cercare di formare i giovani ma di mantenerli nei territori dove sono nati, altrimenti perdiamo le radici e soprattutto questa è una regione che si sta spopolando,
perché avevamo 1.340.000 abitanti qualche tempo fa, oggi siamo scesi a 1.260.000 circa, quindi c'è un esodo, specialmente dalle zone interne verso le zone costiere, ma soprattutto verso altre regioni d'Italia. Questa situazione potrebbe essere aggravata se dovesse entrare anche l'autonomia differenziata, che se ne parla sempre in questi giorni come prossima fase, diciamo, che metterà in campo il governo. Questa rischierà ancora di più di spaccare la nostra regione, ma anche il sud dell'Italia, perché rischiamo di fare un'Italia a due velocità e noi non siamo come regione pronte a poter garantire ai nostri giovani l'occupazione quando altre regioni hanno più soldi, più risorse per poterli attirare nella loro regione, e quindi rischiamo di fare dei danni se non riusciamo a quantomeno confrontarci su queste tematiche per cercare di trovare le giuste soluzioni. Carmine Ranieri, allora come si combatte, come si contrasta questo esodo, questo spopolamento delle aree interne di cui parlava appunto Truono, insomma, che sta diventando un problema serio, soprattutto in una regione come la nostra, che ha insomma, una geografia molto particolare, molto difficile, va detto, proprio nelle aree interne, quelle di montagna, che poi sono anche le più penalizzate? Ma, dal mio punto di vista la priorità è quella del lavoro e di un lavoro ben retribuito. In Abruzzo abbiamo un buon livello di scolarità, tanti giovani studiano, si diplomano, si laureano, fanno master e quindi poi ovviamente hanno anche una buona aspettativa di lavoro. Credo che molti di noi hanno avuto esperienze di giovani, familiari che hanno provato a trovare lavoro in Abruzzo, hanno trovato appunto lavoro precario ma retribuito e quindi hanno deciso di andare via. Consideriamo che secondo il rapporto Svimez l'Abruzzo è la prima regione d'Italia per pendolarismo, cioè molti giovani per fortuna, attratti dalla capitale, prevalentemente appunto dalla città di Roma, continuano a viaggiare e non si spostano definitivamente. Da questo punto di vista, quindi avere un lavoro, avere un buon lavoro, ma anche avere dei servizi, avere dei trasporti, avere servizi sanitari. Noi vediamo che i piccoli paesi si spopolano, quindi diventa davvero un'impresa per dei giovani che continuare a vivere nelle aree interne. Proprio ieri vedevo il film di Albanese che parlava di una scuola nel comune, il comune era un nome di fantasia, poi il paese era Opi, quello rappresentato nel film, insomma, di una scuola che sta per chiudere, e ovviamente giustamente in quel film si diceva: se chiude la scuola è probabile che chiuderà anche il paese, cioè che tutti se ne andranno, perché appunto quelle poche famiglie che ci sono con figli hanno necessità di portare i figli, diciamo, non troppo lontano da casa. Quindi per sintetizzare, affinché non ci sia spopolamento, per trattenere qua i nostri giovani è necessario avere lavoro, avere servizi, avere una sanità che funziona. Pensi che le aziende spesso si insegnano tra loro requisiti per insediarsi in un luogo ancora piuttosto che un altro, c'è anche quello di avere dei posti dove ci sono servizi, strade, ospedali che funzionano. E poi io credo, siccome abbiamo un problema forte di natalità, bisogna certamente sostenere la natalità, non come anche qui, non con dei bonus come sta facendo questo governo, di qualche decina di euro magari alla mamma che ha tre bambini e così via, perché l'ultimo bonus è stata una cosa risibile, ma veramente con politiche serie come avviene in altri paesi d'Europa. In Francia una donna con una maternità ha un accompagnamento, come dire, un aiuto molto più importante di quello che c'è in Italia. E poi c'è l'ultimo tema, perché non è che da domani possiamo cominciare a fare figli, e anche se li facessimo questi figli diventerebbero, come dire, dovremmo aspettare sì, prima che crescono. Un tema è quello di far sì che l'Abruzzo attragga giovani, i giovani magari che si dalla Puglia, dal sud, che vengono a studiare in Abruzzo, che possano trovare lavoro, ma anche attrarre persone da altri paesi, da altri continenti. Io penso che il tema dell'immigrazione è un tema che noi dobbiamo cominciare a trattare, perché poi i migranti che arrivano sono giovani, hanno tanti figli e ci consentono anche di pagare le nostre pensioni e i nostri servizi sociali. E c'è anche un'altra tematica quindi che è venuta proprio fuori proprio adesso, parlando di occupazione femminile. In effetti c'è una disparità tra la situazione dell'occupazione femminile del nostro paese rispetto magari anche ad altri paesi europei, dicevamo
come diceva Carmine Ranieri, appunto in Francia una donna in maternità viene accompagnata e non è costretta spesso, come accade qui in Italia, invece ad abbandonare il proprio lavoro perché poi manca tutta una rete di assistenza e di servizi. Allora, Riccardo Gentile, da questo punto di vista quindi ancora molto dovrà essere fatto nel nostro paese e sono tante le soluzioni che devono essere messe in campo. Sì, purtroppo siamo molto indietro rispetto agli altri paesi della Comunità Europea sul ruolo della donna che è mamma, è donna, è mamma, è lavoratrice, per cui deve essere accompagnata anche con strumenti particolari di sostegno, soprattutto rivolte alle mamme, appunto alle donne, mamme che lavorano e molto spesso, prima lo ricordava anche Carmine, sono costrette a fare il part-time, no? Ma sono costrette a fare per una scelta di vita, per poter poi dedicarsi all'altra metà della giornata alla famiglia, ai figli, all'educazione dei figli, alla scuola, eccetera. Per cui vanno trovate quelle giuste risorse per poter permettere anche alle donne di poter fare il loro lavoro a tempo pieno, quindi garantire nei posti di lavoro degli asili nido dedicati piuttosto che delle altre agevolazioni per garantire comunque una copertura ai figli e permettere alle donne di continuare a lavorare per le 8 ore. E poi c'è un fatto culturale, non si capisce ancora perché in Italia una donna debba guadagnare di meno di un uomo a parità di incarica, a parità di lavoro. Questo purtroppo è un retaggio che ci portiamo da anni e anche qui bisognerebbe lavorare dal punto di vista culturale, ripartendo dalle scuole e valorizzare il ruolo della donna per l'importanza che ha all'interno della nostra società. E quindi insomma i temi sono ancora tanti, i problemi sono ancora tanti da affrontare. Abbiamo parlato di occupazione in quest'ultima parte anche della nostra trasmissione, ma siamo partiti dalle morti sul lavoro, che è uno dei dati, dei problemi principali da risolvere. C'è anche un'altra piaga di cui si parla meno quando si parla di lavoro, ma che comunque va affrontata e va risolta, perché al di là delle morti sul lavoro poi ci sono anche altre problematiche come quella legata alle malattie professionali che non sono morti ma che di fatto cambiano radicalmente poi la vita delle persone che hanno un'occupazione e che talvolta si ammalano, andando tra l'altro anche a incidere poi sul sistema sanitario nazionale. Insomma, c'è ancora tanto da fare anche su questo fronte, Fabrizio Truono? Sì, c'è da fare molto su questo discorso perché le malattie professionali sono veramente una piaga sociale che riguardano migliaia di persone in Italia e questa è una situazione che va sempre guardata dal punto di vista della prevenzione e della formazione, nel senso che il lavoratore deve capire che denunciare il fatto non è una cosa che non deve fare, cioè nel senso che quando uno si accorge che è prevista una sedia ergonomica e poi tu quella l'azienda non te la dà, comunque bisogna richiederla. Noi a livello sindacale cerchiamo di fare le nostre informazioni a tutti gli RLS, RLST per renderli edotti che determinati diritti sono fondamentali per evitare problemi, così come se c'è un rischio sul lavoro bisogna segnalarlo per tempo nelle opportune sedi proprio per evitare che nel corso del tempo prima o poi succeda qualcosa. Il discorso dei carichi di lavoro sono fondamentali, che ci siano degli studi sulla movimentazione dei carichi di lavoro, ma questo è tutto compreso nella legge 8108 che, come dicevo in precedenza, bisogna solamente far rispettare in maniera precisa. E qua ritorniamo al discorso dei controlli, al discorso della formazione, della prevenzione e soprattutto di avere quegli strumenti giusti per poter prevenire questo fenomeno delle malattie professionali che negli ultimi anni è in forte crescita e che sta mettendo veramente a disagio le persone che si ritrovano poi con delle malattie invalidanti che si portano poi per il resto della vita. E tante volte parliamo anche di giovani persone che hanno compiuto degli atti non consoni al tipo di lavoro e si ritrovano con menomazioni importanti con cui poi dovranno convivere, oltre che c'è un discorso appunto, come si diceva prima,
di impatto sul Servizio Sanitario Nazionale, perché queste, ogni malattia professionale ha dei costi notevoli, così come le ha poi il discorso anche delle aziende che si ritrovano a dover ricollocare personale che non ha più quelle funzioni iniziali, e mai qui iniziano altri problemi che sono anche il discorso della perdita del posto di lavoro, perché uno non sa più dove ricollocare il dipendente. Queste sono tematiche che vanno affrontate, non bisogna parlarne sporadicamente, ma bisogna fare un piano di azione e di confronto con le istituzioni per trovare e mettere in campo tutte le soluzioni possibili per arginare questo grosso problema. Allora, abbiamo adesso soltanto 3 minuti prima di chiudere la nostra trasmissione, per cui li vorrei dividere in parte equa, 1 minuto a testa, proprio per chiudere questa trasmissione alla luce di quelle che sono le riflessioni emerse su questa tematica del primo maggio e delle battaglie dei lavoratori. Carmine Ranieri, come ci salutiamo? Ci salutiamo innanzitutto con l'impegno di tutti, che quella sulle morti del lavoro deve essere la priorità. Noi abbiamo già fatto 2 scioperi, manifestazioni a Roma, e continueremo finché non ci saranno delle misure efficaci per combattere quelle le morti sul lavoro. Dall'altro lato, dal nostro punto di vista, il lavoro deve diventare una priorità, ed oggi non è così. Quindi il rinnovo dei contratti di lavoro e le politiche fiscali del governo rivolte a diminuire il cuneo fiscale e ad alzare gli stipendi. Quindi queste, io credo, sono le priorità che noi abbiamo rivendicato il 1° maggio, e sarà il nostro impegno per il prosieguo, esattamente. Sì. Grazie Riccardo Gentile, anche in questo caso cos'altro possiamo aggiungere brevemente a quanto fin qui abbiamo detto? Prendo a prestito le parole del Presidente, dove ha riconosciuto al sindacato un ruolo insopprimibile, ricordava proprio l'altro ieri, e ha ricordato anche che il welfare deve avere il suo carattere universalistico. Per cui da qui l'impegno nostro ai vari livelli di continuare a presiedere tutti i tavoli di confronto, a livello nazionale, a livello locale, perché chi è assente ha sempre torto, per cui bisogna presenziare i tavoli per rivendicare tutto ciò che concordiamo nelle nostre piattaforme, sia a livello nazionale che a livello locale. Adesso abbiamo il nuovo governo regionale che si è reinsediato, appunto anche con loro dobbiamo ricominciare tutta una serie di confronti sulle tematiche che abbiamo discusso oggi. Fabrizio Truono, ultimo giro di saluti, di conclusioni e di riflessioni. Ma le riflessioni, diciamo che per quanto ci riguarda, noi vogliamo misure strutturali per questo Paese Italia, non ci bastano più i bonus o i contentini sul momento. Chiaramente il discorso sulla salute e sicurezza del lavoro deve essere sempre messo in evidenza e deve essere portato avanti in qualsiasi momento. Così come è importante il discorso dei rinnovi contrattuali per ridare potere d'acquisto alle famiglie e evitare un problema economico e sociale. Va migliorato il discorso del welfare, perché la popolazione italiana sta diventando sempre più anziana, e gli anziani vanno tenuti in considerazione, specialmente perché poi gravano sulle famiglie, che tante volte sono figli unici, magari sono donne che si devono occupare, oltre che dei figli, della scuola e del lavoro, devono occuparsi anche dei genitori. Quindi per noi come UIL, l'abbiamo detto in tantissime occasioni, vogliamo un confronto, incalzeremo la politica, siamo pronti a fare tutto quello che è in nostro possesso e ci consente la democrazia per poter far sentire la voce, una voce del popolo, dei cittadini, delle persone che noi ascoltiamo tutti i giorni e abbiamo il termometro di quello che succede in Italia. Quindi vogliamo che siano risolti i problemi reali che ci sono in Italia e non andare avanti a spot o assistenzialismo che lascia il tempo che trova. Allora io vi ringrazio con queste parole, insomma vi annuncio anche che il tempo a nostra disposizione è scaduto, quindi io ringrazio Carmine Ranieri, segretario generale della CGIL per Abruzzo e Molise, Riccardo Gentile, grazie, segretario grazie. Regionale aggiunto della CISL per Abruzzo e Molise, e Fabrizio grazie Truono della segreteria regionale UIL Abruzzo. Grazie per essere stati con noi nei nostri studi televisivi e aver approfondito appunto le tematiche legate al 1° maggio e alle battaglie dei lavoratori. Grazie in regia anche a Danilo Cinquino. Infatti le opinioni termina qui, ritornerà la prossima settimana con una nuova puntata, e ovviamente troverete a condurre la trasmissione, ritroverete il direttore Carmine Perantuono. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento, arrivederci.